torno al Premier Conte, perché il ritratto che ha provato a farne Massimiliano Fuksas e forse corrisponde a quello che tu hai poi vestito con parole adeguate nel tuo nuovo libro Giuseppe Conte il trasformista. Tu lo descrivi come un trasformista machiavellico. No. Ma che cosa ha in mente secondo te Conte e in cosa è machiavellico? Beh, innanzitutto nel rimanere a Palazzo Chigi, cioè passare da un governo con la Lega a un governo col PD, anzi con l'EU, devo dire che è un passaggio azzardato, soprattutto da spiegare, cioè perché se prima si sentiva orgogliosamente populista, oggi si sente invece vicino alla sinistra. Addirittura Zingaretti l'ha considerato un punto di riferimento essenziale, dichiarandolo ufficialmente. L'abilità camaleontica di Conte è sotto gli occhi di tutti, non risponde mai con precisione, cerca sempre di mantenere aperte tutte le possibilità. Da un lato è europeista, però è anche un po' meno europeista, è contro la TAV, ma poi alla fine la TAV la fa passare, è contro il TAP, ma poi alla fine la TAP la fa passare, dichiara guerra all'ILVA, ma allo stesso tempo poi dopo si siede per una mediazione con l'ILVA. Credo che tutti quanti abbiamo assistito a questi due anni in maniera un po' sconcertata. Ecco. Quando... Ma vi ricordate quando lei lanciò la caducazione della concessione? Quella degli autostrade, ancora stiamo discutendo, non abbiamo ancora capito come sarà la caducazione della concessione. Cioè ha un'abilità che gli riconosco, cioè è un mediatore straordinario. È una persona che cerca in tutti i modi di trovare. Fa l'avvocato, infatti è l'avvocato. Lui disse di essere l'avvocato del popolo. Io penso che sia soprattutto l'avvocato di se stesso. Allora.